Podcast. In un articolo pubblicato sabato sulla Stampa, Simonetta Sciandivasci scriveva una cosa che ho trovato particolarmente calzante rispetto alla postura, adesso si usa dire così, di questo governo. Ha scritto Simonetta che il governo Meloni dà l'impressione di voler correggere il presente. Io sono Annalisa Cuzzocrea, il 16 aprile 2024, questo è Daytime, dentro la notizia. Correggere la realtà, non rappresentarla tutta, non legiferare per tutti, delegittimare un pezzo di elettorato, il pezzo che non lo ha votato, è esattamente quello che sta facendo il governo Meloni fin dal suo insediamento. Ha cominciato con la norma sui rave party, ha continuato con quella sugli eco warriors, adesso c'è quella che Valditara sta preparando per togliere autonomia alle scuole quando si tratta di lasciare i bambini e i ragazzi musulmani liberi di festeggiare il Ramadan, come chiedono tra l'altro le diocesi, la Chiesa e il Presidente della Repubblica. Comunque, c'è la crociata contro la gestazione per altri da rendere reato universale senza prima pensare ai diritti e ai sentimenti dei bambini che già hanno due padri, nonostante tutto quello che si possa pensare di quella pratica e dei limiti che dovrebbero essere posti, senza pensare ai bimbi che vivono in Italia con meno diritti dei bambini di coppie omogenitoriali che vivono altrove, nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, insomma in altri paesi che non pensano ai reati universali. E poi c'è la vecchia battaglia di sempre, quella che si combatte sul corpo delle donne, come fanno le democrazie quando si avvicinano ai regimi. Chiedete a Polonia e Ungheria per avere qualche esempio. Sia Meloni che la sua ministra della famiglia Roccella avevano giurato, loro malgrado, che l'aborto non sarebbe stato toccato. E infatti che si fa? Mica si ha il coraggio di chiedere una revisione della legge 194, che fu al tempo una legge di compromesso tra istanze molto diverse tra loro, che arrivavano dalla società, e che è una legge con un punto di equilibrio non banale tra il diritto della donna a scegliere del proprio corpo e del proprio futuro e il diritto di un bambino una volta che la scienza lo considera tale. Non si può abortire quando si vuole in Italia, ci sono delle regole ben precise, lo si può fare entro la 12ª settimana di gestazione, è previsto il passaggio in consultorio, ci sono tra l'altro mille difficoltà soprattutto in alcuni territori dove i servizi ospedalieri sono più carenti e dove i medici obiettori sono troppi. E insomma, già non è semplice, nonostante la legge sia abbastanza chiara, il diritto c'è. Adesso ci si mette il governo che in un disegno di legge sul PNRR, giuro, come se c'entrasse qualcosa, ha inserito una norma perché le associazioni pro vita possano avere libero accesso in quei consultori dove una donna che ha deciso di interrompere la gravidanza è costretta a passare. Dicono i pro vita, ho letto delle agenzie ieri, che chi contesta questa decisione è prevenuto, che non si vuole che le donne sappiano di avere delle alternative, e cioè che possono essere aiutate, eccetera, eccetera, però dimenticano che i consultori servono esattamente a quello, ma da nessuna parte nella legge è scritto che a gestirli o occuparli debbano essere associazioni di fanatici famosi per i manifesti shock di cui tappezzano le città nel tentativo di colpevolizzare le donne che hanno accesso a un'interruzione di gravidanza. Non starò qui a dirvi cose retoriche come l'aborto per una donna è sempre un dramma, manca solo che prima di accedervi tu debba essere costretta a sentire la propaganda ideologizzata di certe associazioni. Qui non si tratta di chiedere comprensione e rispetto per quanto ce ne sarebbe bisogno. Qui si tratta di dire basta a questa insistente erosione dei diritti che la destra intende portare avanti con la scusa di farlo per il nostro bene, per quello dei bambini, dello Stato, della famiglia tradizionale, della morale, dell'etica, della religione. No, non siamo uno Stato etico, non c'è alcun bisogno di correggere la realtà, non è così che si dovrebbe governare
in democrazia. Un governo dovrebbe agire nell'interesse di tutti e non per piegare tutti al proprio interesse ideologico. È una china pericolosa e le ragazze sono già abbastanza stufe di dover combattere per battaglie già vinte dalle loro madri e dalle loro nonne. Quindi levate quella norma, magari mettete mano agli ambulatori perché ci sia più assistenza anche psicologica e perché ci siano meno obiettori. È l'unico appello che mi sento di fare, perché se non sapete cosa fare, quantomeno non fate danni.